Ragazzi, bentornati nella mia cucina. Oggi ci andiamo a cucinare un piatto della cucina tradizionale alessandrina. Precisamente è una ricetta che era nata nel paese di Litta Parodi. E che ricetta è? I rabattoni o rabatton. Una ricetta semplicissima, praticamente bisogna solo un po' tritare, rimescolare vari ingredienti e poi infornare il preparato. Comunque adesso bando alle ciance e andiamo a vedere i vari ingredienti. Abbiamo 500 g di spinaci precedentemente sbollentati in acqua salata e ora lasciati raffreddare, ora bisognerà poi strizzarli e tagliarli. Poi abbiamo 200 g di ricotta vaccina, 2 uova, 50 g di pane grattugiato, 4 cucchiai di farina 00 e 3 cucchiai di grana grattugiato. Poi abbiamo uno spicchio d'aglio, qualche fogliolina di prezzemolo, poco. Poi per la decorazione 3 foglie di salvia, sale quanto basta, un po' di burro per imburrare la teglia e poi anche mettere qualche fiocchetto sopra e un po' di noce moscata. Quindi ora possiamo procedere con il trito degli spinaci. Adesso va ben ben strizzato. Perfetto. Gli spinaci sono ben tritati. Quindi ora, avendo tritato gli spinaci, non ci resta che amalgamare i diversi ingredienti all'interno del composto. Leviamo l'anima all'aglio. Io quasi quasi ne metterei metà di spicchio, non un intero, quindi uno lo mettiamo da parte. Questo ora ce lo andiamo a tritare con le foglioline di prezzemolo. Perfetto, ora possiamo incorporarlo al trito di spinaci. Aggiungiamo un pochino di noce moscata, un piccolo sentore di spezia e null'altro. A posto. Assistiamo la ricotta. Poi andrei a unire la farina. Meraviglioso. Un uovo. Meglio incorporare un uovo alla volta. Alcune ricette fanno sbattere le 2 uova in un'altra boule con un po' di parmigiano e poi incorporare in un secondo momento questo uovo sbattuto al composto. Però sinceramente in cucina meno si sporca meglio è, quindi secondo me in questo modo e maniera non andiamo a inficiare il risultato finale. Uno. L'altro uovo. Il parmigiano grattugiato. Perfetto. Sono proprio curioso di assaggiare questo piatto qui perché ne ho sempre sentito parlare ma non l'ho mai assaggiato. Qualche settimana fa avevo fatto la via Postumia a piedi da Tortona arrivare a Genova, passando per la provincia di Alessandria. Mi sono tornati durante il cammino, mi sono tornati in mente questi rabattoni. Allora adesso ho colto l'occasione per provare il pan grattato. Ma non mettiamolo tutto, perché se le uova dovessero essere un po' piccoline, la ricotta un po' meno umida, tanto vale non metterlo tutto, se mi asciuga troppo il composto, quindi lo incorporiamo poco alla volta. Direi che in questo caso ci va tutto. Ora ci mettiamo un pizzico di sale, poco perché fa male, sempre meglio ripeterlo. Perfetto. Direi che l'intruglio ha raggiunto la consistenza desiderata. Infariniamo un piano di lavoro con un tagliere. Eccolo qui, perfetto.
prendiamo un po' di composto e dobbiamo praticamente fare dei cilindretti di più o meno un 7 cm di lunghezza e dello spessore di un centimetro, un centimetro e mezzo. Ecco, più o meno direi che così ci siamo. Fariniamoli bene. Perfetto, e li mettiamo da parte. Vediamone ancora un altro. Mettiamo un po' di composto. Infariniamolo leggermente. E ci facciamo il nostro bel cilindretto di circa 7 cm. Vediamo un po'. Eccolo qua. Perfetto. E lo mettiamo da parte. Tutto l'intruglio è stato trasformato in una compagnia di rabattoni. Adesso questi bisogna farli sbollentare, dargli fare un bollo finché non vengano a galla, nell'acqua bollente. Dimenticavo, gli spinaci quando li avevo fatti sbollentare, li avevo poi scolati con la schiumarola, così almeno ho conservato la pentola con l'acqua di cottura degli spinaci. L'acqua direi che bolle. Ci prendiamo i nostri bei rabattoni e li andiamo a fare il bagnetto nell'acqua bollente. Ecco i primi rabattoni che vengono a galla. Voilà, signori e signore, ecco il rabattone cotto! E ora andiamo a comporre la pirofila. Nel mentre che i rabattoni cuocevano, ho acceso il forno a 180 gradi. Andiamo a comporre la pirofila. Teglia ben imburrata. Rabattoni li mettiamo tutti in fila come dei soldatini. Però sono un po' caldini. Potremmo prendere anche... Ah no, usiamo le mani. Eccoli qui. Questo non ci serve. Una bella spolverata di parmigiano. Ora prendiamo un po' di burro, qualche fiocchetto qua e là. Certamente se si volesse fare un po' più leggera al posto del burro si può usare l'olio, però se uno deve seguire la ricetta originale non può fare delle variazioni sul tema. Ancora uno qui. A posto, via. Ok, e ora ci spezzettiamo qualche foglia di salvia qua e là. Direi che il rabattone è pronto. Si presenta bene, ora lo andiamo a infornare circa 10-12 minuti, giusto il tempo che il burro si sciolga, la superficie risulti dorata e si formi una leggera crosticina croccante. 10 minuti e vediamo com'è il risultato. Ed ecco a voi il rabattone uscito dal forno, pronto per essere assaggiato. Ah, dimenticavo, trascorsi i 10-12 minuti di forno, ho ulteriormente aggiunto altri 2 o 3 minuti di grill. Male non li ha fatto. Comunque adesso andiamo ad assaggiare il risultato. Un cucchiaio, una puntina di rabattone. Allora, questo ha una temperatura a dir poco lavica. Il centro della terra è qualche grado un po' più fresco. Comunque adesso aspettiamo un attimo. Direi che con un po' di soffio si è raffreddato. Molto ma molto buono. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. La ricetta prevedeva uno spicchio d'aglio. Ne ho messo metà, effettivamente uno spicchio d'aglio ci sarebbe voluto. Poi, come gusto, io metterei, parere personale, oltre al grana, o meglio, la dose di formaggio grattugiato, metà grana e metà pecorino, così vi dà quella sprint in più.
comunque è venuto molto ma molto gustoso, tutto sommato, a parte un po' la cottura in forno, a parte la realizzazione dei cilindretti, è abbastanza rapida, quindi sentiamo, troppo calda, non posso tirarlo su, però vediamo se abbiamo una bella presina. Quindi provateci anche voi, tantissimi saluti da Francesco e i suoi rabattoni, ai prossimi video, ciao ciao! Dite la verità, vi state chiedendo come mai si chiamano rabattoni? Sono andato ad informarmi e ho trovato che il nome deriva da un termine in dialetto alessandrino che significa arrotolare, proprio per indicare la modalità in cui vengono realizzati.